Il Jubash Grigio-Rosso suona questo disco per due ragioni, una peggio dell'altra. Anzitutto, ma che freddo fa? Meno 10 dalla zona Serie A a un terzo del campionato. Altro che freddo, questo è gelo polare, gelo siberiano. E poi, che cosa ha funzionato nella Cremonese nel derby di Mantova? Nada, niente di niente, nada de nada. Cos'è successo? È successo che è arrivata la seconda sconfitta consecutiva, che la luna di miele con Corini è finita bruscamente e soprattutto la cosa peggiore è la conferma che la Cremonese nel clima da battaglia si trova a suo agio come un porcellino alla sagra del salame. Difesa sempre in costante emergenza, due difensori esperti come Ravanelli e Bianchetti che non trovano il modo di arginare Davis Mensah, un onesto lavoratore del pallone, sulle cui tracce non mi risulta che ci sia il Real Madrid. Forse ci sarebbe voluta una mano dalla mediana, che però aveva già le sue gattacce da pelare. I centrocampisti grigiorossi, surclassati sul ritmo, si guardavano intorno perplessi, come a dire: non vale, questi corrono. E poi l'attacco, la fase d'attacco in generale, che nelle poche ma vistose occasioni che ha avute, ha fatto cilecca, impegnando il portiere Festa in una sola occasione con Bonazzoli e per il resto sprecando quello che non si può sprecare in area piccola con Van de Putte, Zanimacchia, buon aiuto. Poteva cambiare il risultato, non poteva cambiare la valutazione negativa della partita. Il Mantova non vinceva da 6 partite. Ha vinto questa perché nel clima da derby ha trovato extra motivazioni, mentre la Cremonese trovava extra paturnie e ha trovato un punto molto basso della sua stagione, dalla quale risollevarsi è urgente quanto difficile. Il gol di Burrai non è arrivato a ciel sereno, anzi, non solo perché era una serataccia di nebbia, ma perché il Mantova, dopo aver nel primo tempo cercato di chiamar fuori la Cremonese con dei surplus abbastanza stucchevoli, un po' alla, non so se ricordate, Gagliardoni e Maspes nel ciclismo su pista, il surplus era la loro specialità, la Cremonese non ha boccato. E allora nel secondo tempo il Mantova ha rotto gli indugi, ha alzato ancora i ritmi e per la Cremo non c'è stato scampo. Come detto, Festa una sola parata, mentre per il Mantova sono fioccate ancora le occasioni, anche quando sono incominciati i cambi che non hanno fatto bene a nessuna delle due squadre in particolare, ma quella che aveva bisogno di soccorso era la Cremonese, che non l'ha trovata. E allora sconfitta e sconforto, Cremonese lontanissima dalle promesse e premesse di inizio stagione e non solo in classifica. Adesso c'è una nuova pausa dopo la quale si presenteranno partite sulla carta pedalabili, come d'altronde sulla carta era pedalabile il derby del Martelli. Avevo parlato prima di questa partita di una miniera di punti nella quale la Cremonese doveva affondare il piccone. Ebbene, però la miniera c'è ancora, però attenzione, picconando in miniera puoi trovare il filone d'oro, ma corri anche il rischio che la miniera ti crolli addosso. E adesso la Cremonese deve uscire dalla classifica che le è crollata addosso nel derby di Mantova, in una delle partite più sentite, fra l'altro, della stagione, ma qui di sentito c'è solo il dolore per la martellata che la Cremonese si è data sulle dita.